Oggi il nostro percorso partirà dalla superficie terrestre per giungere fino alle sue profondità. Attraverso le espressioni artistiche arriveremo alle conoscenze scientifiche. Cominceremo col racconto di Demetra e Persefone, le figure mitologiche che rappresentano la madre terra e l'alternanza delle stagioni. E vi verrà presentato un carteggio inedito Tra madre e figlia. Assisterete al laboratorio di arte in cartapesta durante il quale potrete ammirare le rappresentazioni fantastiche di volatili variopinti inserite in un allestimento a tema. Il percorso si concluderà con i preziosi chiarimenti scientifici sui fenomeni climatici e in particolare sulla meteorologia, scienza completa determinata da più variabili. Demetra, la madre terra, cerere per i romani, era figlia di Crono e di Rea. Veniva venerata già dai greci come la grande dea dell'agricoltura, responsabile della fecondità della terra. Proteggeva le coltivazioni, in particolare il grano, alimento umano indispensabile, tanto che aveva dato incarico all'eroe Tritolemo, colui che ara tre volte, di diffondere la coltivazione del grano in tutto il mondo. Da quello che racconta il mito, lei amava unirsi al dio Poseidone, il dio dell'acqua. In modo simbolico, il mito rappresenta l'unione della terra all'acqua, entrambe elementi indispensabili per la fertilità. Dall'unione con Giasone, invece, sarebbe nato Pluto, che rappresentava i beni terreni provenienti dalla coltivazione della terra. Molte erano le feste in onore della dea e corrispondevano alle attività del ciclo agricolo. In primavera veniva onorata come un verde germoglio, Cloe. In estate per la mietitura c'erano le talisie. Per la trebbiatura invece la festa delle aloe. Ma le feste più grandi si svolgevano in autunno per la semina. Le tesmoforie che rappresentavano anche il dolore e la sofferenza della madre per la discesa agli inferi della figlia, Persefone, che era simbolo di giovinezza, di primavera e quindi di vita. Dovete sapere, infatti, che secondo il mito che fa riferimento all'inno omerico Ademetra, questa aveva avuto una bellissima figlia da Zeus, Persefone appunto. Che i romani chiameranno Proserpina. La sua bellezza accecò il dio dell'oltretomba, Plutone, Ade, che decise di rapirla e di portarla nel regno dell'oscurità e del freddo. Attirò l'attenzione della giovinetta con un fiore bellissimo. Ma quando la ragazza lo stava per cogliere, si aprì una voragine e Plutone col suo carro la rapì insensibile alle sue grida. Demetra andò alla ricerca della figlia, disperata, ma non riuscì a sapere nulla fino a quando giunse, presso la grotta di Ecate, che le disse di aver udito le sue grida. Demetra allora chiese ad Apollo e costui le diede la terribile notizia del rapimento. Allora lei, amareggiata per l'indifferenza di Zeus, si trasformò in vecchia e vagò per tanti giorni fino a quando giunse ad Eleus in Attica in Grecia, dove presso una fonte incontrò le figlie del re Celeo e della regina Metanira, che le affidò il figlio più piccolo, Demofoonte, e Demetra per gratitudine voleva renderlo immortale. Ma quando Metanira vide i riti di Demetra, si spaventò e capì che Dietro le sembianze della vecchia c'era una natura diversa. Allora Demetra rivelò la sua identità e ordinò al re Celeo di costruire un tempio a lei dedicato e al popolo di Eleusi comandò di celebrare i famosi misteri eleusini in onore suo e in onore della vera figlia, Persefone. Ancora più triste e adirata di prima decise che si sarebbe rinchiusa nel tempio a deperire e insieme a lei deperiva tutta la terra. Adesso ragazzi apriamo le lettere tra Demetra e Persefone, un carteggio inedito. Ho vagato disperata, ti ho cercata ovunque, ho chiesto dove tu fossi, ma nessuno mi ha parlato di te. Solo Ecate, la malinconica, mi ha dato il triste annuncio. Fino a quando non sapevo dove ti trovassi, ho continuato a nutrire la speranza di riabbracciarti. Ma Ecate, proprio lei, mi ha condotta da Febo Apollo, che è stato aspro come il freddo che avvolge la terra tutta da quando manchi tu. Tua figlia è stata rapita da Plutone. Mi ha detto, e ora si trova con lui nel suo regno di gemme lucenti e antri sontuosi. Vuole convincermi che stai bene, ma io non gli credo. Madre, io ho gridato, ho provato a chiedere aiuto, mentre una voragine si apriva sotto i miei piedi, un gorgo mi trasportava nel regno del silenzio, del ghiaccio, ma nessuno, Nessuno ha ascoltato le mie lacrime, e da quel momento non ho mangiato, non ho bevuto, non ho più neanche cantato. Nelle mani di un rapitore, di un uomo senza scrupoli. Non credere che io mi sia arresa così facilmente. Non credere che io non abbia cercato tutte le divinità del cielo. Questo destino non ci può appartenere, non è ciò che una madre può desiderare per sua figlia. Mi rivolgerò a tutti gli dei dell'Olimpo. Zeus, tuo padre, mi sentirà. E come se mi sentirà? Le tue parole, madre, mi sconfortano, perché avverto tutto il dolore della tua anima. E la mia non è certo più lieta. Il silenzio sottoterra mi avvolge nella stretta morsa del freddo. Anche qui il gelo si è impossessato dei nostri campi, delle nostre giornate. Non riesco più a dedicarmi al mio lavoro, non riesco più a badare ai raccolti. Sono preda di una collera feroce. L'idea che tu debba vivere lontano dalla tua terra non dà tregua ai miei pensieri. Plutone dovrà pagare per il suo gesto sconsiderato. Io spero che tu possa riuscire a ottenere quello che stai cercando dal padre Zeus, ma io sola comincio a conoscere il carattere deciso, ostinato di Plutone. Scappa, scappa da quel palazzo freddo e inospitale. Torna al sole dei tuoi raccolti, al profumo delle tue spighe. Fuggi. Dal ghiaccio dell'inverno. Non posso, madre, una guardia impietosa. Sorveglia la porta del palazzo. Cerbero, un essere infernale, ringhia orribilmente tutte le volte che provo ad avvicinarmi all'uscita. Solo Zeus potrà mettere fine a questa sciagura. Se non lo farà, non ci saranno più frutti né fiori sulla terra e il biondo oro delle spighe. Non brillerà più al caldo sole dell'estate. Plutone sta soffrendo perché non riesce a conquistare il mio cuore. Provo un'ispiegabile nuova pietà per il suo dolore. Vedrai, Persefone, riuscirò a portarti sulla terra. Madre, Plutone mi farà uscire dal suo palazzo. Non può avere il mio amore senza restituirmi la mia libertà, lo ha compreso. Oggi ha voluto che mi cibassi di nuovo, che riprendesse colore il mio volto, come quando correvo, libera tra le spighe. Mi ha offerto sull'argento vassoio una rossa melagrana. E se anche so che questo frutto mi terrà legata a lui, ne ho assaggiati pochi semi deliziosi. Persefone, Zeus mi ha ascoltato. È cambiato qualcosa. Ho visto l'erba crescere folta sui campi. Nonostante io l'avessi rimproverata, lei è tornata a rinverdire la terra fredda e secca. Così ho capito. Per lunghi mesi qui sulla terra ogni vita sembrava essersi addormentata e poi... Come per incanto, finalmente la natura ha lentamente ripreso il suo spazio vitale. Ho visto la tua liberazione. Madre, nessuno più di me ha conosciuto l'orrore di un luogo deserto e privo dei colori delle più calde stagioni. E nessuno più di me ha conosciuto il cuore di un uomo solitario e introverso, che avrebbe un infinito bisogno di amare. Se non è facile perdonare, però è forse più facile comprendere le ragioni dell'altro. Plutone vuole che io ritorni alla Terra dalla quale mi ha strappata perché si sì, ha ascoltato le mie ragioni. Una gioia infinita pervade la natura e il mio cuore per il tuo ritorno a casa. Ma c'è un velo di malinconia nei tuoi occhi. Persefone, perché? Resterò con te, madre, con voi spighe adorate, campi odorosi di grano, per lunghi mesi, ma poi ritornerò dal mio sposo, ritornerò nel regno di Plutone. E così sarà ogni anno? Così sarà per sempre. Questa è la storia delle stagioni. Questo è il mistero dell'avvicendarsi dei mesi caldi a quelli freddi, del loro rincorrersi inarrestabile e vitale per tutti gli abitanti della Terra. Oggi, come vedete, sono circondata da uccelli variopinti. E eh sì, con le ali della fantasia, i ragazzi come voi hanno realizzato questi volatili. In arte gli uccelli assumono simboli e significati diversi, annunciano eventi, presagi negativi, anche la mitologia è ricca di piume e di ali, come l'aquila per esempio, regina dei cieli, forte, audace, prediletto da Zeus. Il cigno è simbolo di purezza, saggezza, era l'uccello di Afrodite e Apollo, simbolo della luce, della bellezza, delle arti, del colore. Nell'iconografia cristiana, il cigno rappresenta la Vergine Maria. La civetta rappresenta il lutto, l'oscurità. La colomba bianca, la purezza, la pace. Il corvo, presagio di morte. Il gallo simboleggia invece l'alba di un nuovo giorno. È il volatile che viene attribuito ad Ares come combattiero, ma anche ad Asclepio, il dio della medicina. La gazza detta ladra perché attratta ad oggetti lucenti, rappresenta l'infedeltà. E infine il pavone, simbolo dell'immortalità, dell'orgoglio, della vanità, della bellezza, dell'amore e regalità. La tecnica che vi suggerisco oggi è la tecnica della carta pesta, una delle tante in carta pesta. Vedremo l'occorrente e vi invito a farlo. Abbiamo bisogno di... Due barattoli così vi farò vedere la differenza e la quantità di acqua e colla. Delle forbici comuni, nastro adesivo di carta, dei pacchetti del pane, possono essere color biscotto o bianchi. Tenete a portata di mano dei tovaglioli di carta, della carta qualunque per asciugare, del cartoncino, può servire per allungare le ali, per creare un becco, dei comuni pennelli, che avete a casa possono essere così, piatti. Rotondi, vari pennelli. L'importante è che siano duri perché dobbiamo picchiettare. Dei fogli, dei volantini pubblicitari che trovate, trovate nella posta e per ultimo delle grucce da smacchiadoria. queste in metallo. Ne basta una. Ne prendo sempre due perché talvolta durante la lavorazione tende a rompersi. Adesso vi farò vedere. Il procedimento esatto per poter realizzare questo manufatto diventerà un complemento d'arredo molto carino per la vostra camera per il giardino d'estate nel terrazzo vedrete guardate che carino è molto suggestivo allora andiamo per ordine a creare questo volatile prendiamo il, la gruccia e la giriamo in questa maniera ecco già vedete che io una parte l'ho fatta vedete Piegata quindi queste già potrebbero essere le ali. Tutto sta a questo, a questo pezzetto che viene al contrario. Io posso utilizzare o questo come contenitore della carta che metterò sopra oppure tenterò di girarlo. In questo caso, spesso si rompe. Io posso provare. Eventualmente, ho l'alto di riserva. Fortunatamente, non si è rotto, ma spesso si rompe succede, ne abbiamo un altro di riserva. A questo punto io mi sono creato una sagoma, come vedete, se considerate quelli che abbiamo davanti è una sorta di testa, io posso aggiungere il becco, qui riempio per le ali e qui cercherò di crearmi il corpo. Vi farò vedere come andremo avanti. Prendo la carta, in questo caso i volantini della pubblicità. Ne prendo un bel po'. Di solito scelgo i fogli opachi, questi sono lucidi perché è un classico. Quando serve qualcosa, cerco di attorcigliarlo in questa maniera, di groffarlo. Il termine esatto è groffarlo. Quindi, groffiamo la carta. È importante groffarla nel modo giusto, poiché se noi la rotoliamo e creiamo un tubo, difficilmente possiamo modellarla. Invece, per mantenerla duttile e morbida, dobbiamo groffarla, cioè avvicinare con le dita questa carta. Adesso dobbiamo cercare di spessire questa sagoma che abbiamo abbozzato, aiutandoci sempre. Ripeto che comunque la prima parte è sempre un po' più complicata, affinché venga fuori proprio la forma. All'inizio è un po' complicata. Non scoraggiatevi, perché così man mano che ci lavorate, poi vi renderete conto che invece è molto gradevole lavorare, molto rilassante. E soprattutto i manufatti che vengono fuori permettono una realizzazione di decori veramente molto carini adesso ci prepariamo poi al natale o d'estate lanterne tutto quello che volete cerchiamo di bloccare a questo punto cerchiamo di girarlo dall'altra parte e mantenendo sempre la forma che vogliamo dare fissiamo nei punti più importanti ovvero la coda stringendo stringendo sotto quindi nel collo diciamo chiamiamolo il collo continua a mantenere la forma perché altrimenti lavorandola la posso perdere e quindi io qui lo farò un po più leggero voi cercherete di capire quando diventerà consistente per poterlo poi picchiettare bene con l'acqua e colla ricordatevi che il nastro che metteremo il nastro adesivo di carta dovremmo foderare tutto il corpo per renderla un po' idrorepellente perché nel momento in cui andiamo a mettere la carta e successivamente la, la rivestiamo con la carta del pane. Se non abbiamo una superficie protetta rischiamo di farlo diventare molle e l'acqua che entra dentro affiorerà sotto forma di muffa. Quindi vedremo poi questi punti verdi che non c'entrano niente. Quindi cerchiamo di dare una forma. A questo punto io già la sagoma la vedo, riesco a immaginare questo volatile, quindi mi chiudo tutte le parti superflue di giornale che non mi servono in questa maniera ok già per sommi capi io sto facendo in questa maniera vorrei fare il becco a sto punto prendo un pezzo di cartoncino in questo caso ho un cartoncino così molto leggero meglio un po' più resistente ne taglio un pezzetto lo faccio doppio lo faccio un po' più lungo per potersi vedere meglio qui Facciamo così. Prendo sempre il nastro adesivo, sembra quasi un becco d'oca, però consideratelo: tanto per far vedere ecco più o meno la sagoma che sta venendo fuori. Okay. Adesso dovremmo rivestire tutto il corpo. Ripeto, cerchiamo di riempire un po' più anatomicamente, deve essere un po' più. lo vedete qui è spesso. No? Poi sono le ali che sono diventate in quel caso sono state allungate col cartoncino. Perché se avete un volatile con le ali molto piccole, quindi degli uccellini piccoli, potete utilizzare semplicemente il metallo della, della gruccia. Se invece sono delle ali molto grandi come l'airone, eh, l'aquila, dovete utilizzare allungarlo col cartoncino. In questo caso vi faccio vedere che con la stessa metodologia che abbiamo fatto allora lo pieghiamo in due, così le ali ce le abbiamo uguali. Se dobbiamo allungare le ali e le vogliamo fare più grandi, basta fare una sagoma in questa maniera. Foglio in doppio. In questa maniera lo poggio uno qui e uno qui riuscite a vedere ok già la mia sagoma ce l'ha adesso devo essere io col nastro a rivestirlo in questo caso io penso di lasciare questi poi casomai le punte le facciamo cerco di rivestire tutta la superficie allora qui per una questione di tempo per una questione tecnica chiaramente di di tempo a disposizione, io cercherò di avvolgerlo come se fosse un dolce, un salame, ma non fate mai questo, non mummificate mai, non fate l'effetto così per sbrigarvi, non attorcigliate il nastro. Ma utilizzate sempre dei pezzetti piccoli, cercando di modellarli, aiutandomi con le mani e pressando perché tutte le volte che andrete a pressare toglierete l'aria che c'è dentro. Per cui alla fine, quando passeremo la colla, eh, l'oggetto diventerà molto più resistente, più rigido. Quindi adesso io passerò un po' di tempo e cercherò di rivestire tutto questo. Abbiamo completato una parte, giusto come vi dicevo per i tempi tecnici, giusto per far vedere... Le parti colorate che sono le parti che abbiamo aggiunto, se avete del cartoncino molto più resistente è meglio quello che il cartoncino leggero, rivestite anche quello, non deve rimanere nessuna superficie con la carta eh, della pubblicità o del quotidiano, qualunque giornale, deve essere tutto rivestito col nastro adesivo di, di carta. A questo punto vi faccio vedere quali sono le percentuali di colle di acqua che dobbiamo mettere, quindi metterò dell'acqua così, diciamo così. In questo caso, questo mettiamo la colla. Quindi consideriamo due parti di acqua e uno di colla. Prendiamo un pennello molto rigido. Io in questo caso faccio così per semplificare: lo metto qui. Così avete visto già le quantità, mescolo e mi sono creata questa soluzione di colla di acqua e colla. Questa soluzione la potete utilizzare per tutti i lavori: di Natale, dei fiori, casette, complementi d'arredo, il presepe, le lanterne, tutto quello che volete. Cosa dobbiamo fare? Prendiamo la carta, così e senza tagliarla, la strappiamo in maniera così molto greggia. Diciamo così: molto greggia. Facciamo dei pezzettini piccoli, più piccoli sono più semplice viene a lavorare. A questo punto non mi resta che rivestire con la carta, come vi ho detto, tagliata, piccoli pezzetti. Metto un po' di carta perché è il primo strato di questo ne dovremmo fare almeno tre. Metto un pezzettino e tampono. Chiaramente la prima volta che passo la carta, essendo la carta trattata, mi viene un po' più rigida. Il secondo pezzettino, passo la colla e tampono, tampono affinché la carta entri in tutti i pezzetti, gli interstizi che sono rimasti. Dopodiché riprendo la colla e l'altro pezzetto lo metto a incrocio. Vado così e vado sopra. E tampono. Poi ne metto un altro. Lo devo tutto rivestire così. Organizzate un pomeriggio di lavoro d'estate. Come diceva Matisse, l'arte è gioia di vivere. Vi invito a farlo allora. Alla prossima con una nuova tecnica d'arte. Il tempo meteorologico influenza ormai la nostra vita quotidiana in tutti i suoi aspetti. Molti di noi non organizzano nulla se prima non hanno consultato le previsioni del tempo, dalle quali poi si pretende la massima precisione. La scienza che studia l'evolversi dei fenomeni atmosferici si chiama meteorologia ed è estremamente complessa. Innanzitutto cominciamo col dire che cosa è l'atmosfera. La Terra ha un raggio di circa 6.380 km ed è rivestita come quasi una... Una coperta, direi, da uno strato di gas vari, eh, spesso 500 km, però consideriamo che la maggior parte di questi gas si trovano in basso, vicini alla superficie. E questa è la troposfera che è interessata ai fenomeni meteorologici. Ed è spessa alle eh, nostre latitudini 8-10 km, quindi più o meno l'altezza delle montagne più alte del mondo. Eppure questa pellicola sottilissima è fondamentale per la possibilità di vita sulla Terra. Ma da cosa è costituita questa atmosfera, l'aria? E abbiamo detto un miscuglio di gas. Noi di solito pensiamo all'ossigeno, ma in realtà la gran maggioranza dell'aria è formata da azoto, il 78%. Poi circa il 21% di ossigeno, altri gas. Eh, L'aniride carbonica è importantissima, è presente solo nello 0,03%, però è fondamentale per la vita. E naturalmente queste percentuali non sono sempre le stesse perché si tratta di un miscuglio. E il vapore abbiamo detto, è in quantità molto variabili. Noi non ci accorgiamo di vivere immersi nell'aria, nell'atmosfera. Questa atmosfera comunque ha un peso sulla nostra testa, però uh, il nostro corpo è strutturato per vivere con questo diciamo, peso addosso e quindi no, non ci facciamo caso, però ci possiamo accorgere che l'aria esiste con un, una cosa semplicissima che sembra una magia, ma non lo è. Allora, questo bicchiere è pieno d'acqua, ora però vedrete e mh, questa è una cartolina, semplicissima cartolina, però lucida. L'appoggio qua sopra e poi con un gesto ci potremmo aspettare che crolli tutto, invece non succede. Perché? Perché l'aria spinge, fa pressione da sotto da tutte le parti, essendo un gas che quindi tende ad espandersi, e quindi viene trattenuta la cartolina contro il bicchiere. Sappiamo che le stagioni sono determinate dai movimenti del pianeta Terra, in particolare da quello di rivoluzione che la Terra completa in 365 giorni, quindi in un anno, intorno al Sole. Sappiamo anche che le stagioni sono scandite da quattro momenti particolari in cui la Terra si trova in posizioni astronomiche ben precise, sono i solstizi e gli equinozi. E, però la, Terra, cioè, la, la, la traiettoria che la Terra compie intorno al Sole non è una circonferenza, non è un'ellisse che noi magari mm, chiamiamo ovale. Quindi la distanza fra eh, i due corpi celesti non è sempre la stessa. Questo ci potrebbe indurre in errore, potremmo pensare che le stagioni dipendano dalla distanza, ma non è così. Basta che riflettiamo sul fatto che se così fosse eh, le stagioni sarebbero uguali in tutta la Terra. Sappiamo invece che in Australia il Natale cade in piena stagione balneare. Pensate che in questo anno 2020 la Terra si è trovata in perielio, quindi alla massima distanza dalla eh, dal Sole, il 5 gennaio alle ore 8 del mattino e che il 4 luglio alle ore 12 si troverà invece alla massima distanza. Sorprendente! Quindi, evidentemente, la causa dell'alternarsi delle stagioni dobbiamo cercarla da un'altra parte. Possiamo vedere nel mappamondo, in qualunque disegno voi troviate, del moto di rivoluzione. L'asse terrestre, che è il segmento immaginario che congiunge i due poli, vedete che è inclinato rispetto al piano dell'orbita. Questo fatto fa sì che i raggi solari non arrivino in perpendicolare, ma arrivano sempre inclinati. Il fatto che arrivino inclinati è estremamente importante perché, guardate, qui eh, questi raggi inclinati devono mh, percorrere una lunghezza maggiore all'interno dell'atmosfera e l'atmosfera in parte assorbe il calore. Inoltre... E la superficie che questa stessa energia va a riscaldare sulla Terra è diversa se, il, se arrivano più inclinati o oh, possiamo vederlo. Immaginiamo che questo sia un fascio di raggi luminosi. Se arriva perpendicolare nella zona dell'equatore andrà a eh, riscaldare e illuminare una sezione una sezione circolare. Se invece arrivano inclinati nella zona più vicina ai poli, la sezione sarà ovale e quindi possiamo vedere che la superficie è maggiore. Che cosa fa poi questo calore quando arriva al suolo? E potremmo chiederci perché le montagne, in montagna c'è più freddo rispetto alla, alla pianura. Quando il calore arriva a riscaldare il suolo, non, non resta il suolo, il suolo non si surriscalda, ma comincia a irradiare calore dal basso verso l'alto. Quindi l'atmosfera in realtà non è riscaldata direttamente dall'alto, ma è riscaldata dal da suolo, quindi dal basso verso l'alto. In questa maniera qua. Allora, l'energia solare arriva in parte viene assorbita dall'atmosfera, al suolo ne arriva non più del 47% di quello iniziale, poi irradia verso oh, l'atmosfera stessa e qui ad una certa altezza ci sono dei gas che riflettono questo calore e lo rimandano al suolo, è il cosiddetto effetto serra. Siamo abituati a pensare all'effetto serra come un fatto devastante perché sta inducendo un cambiamento climatico ma in realtà l'effetto serra è un fenomeno naturale ed è provvidenziale perché altrimenti l'atmosfera la, e gli strati bassi si raffredderebbero eccessivamente il problema dove sorge che eh, a causa delle attività umane i gas serra sono molto aumentati e quindi la temperatura globale della terra sta aumentando e le conseguenze di questo fatto effettivamente possono essere molto pericolose. Oltre alla temperatura, le altre grandezze che influenzano e che determinano il tempo meteorologico sono la pressione e l'umidità dell'aria. Ehm, allora, la pressione, che cos'è? È in buona sostanza il peso dell'aria. Ehm, il primo scienziato a misurare il peso dell'aria è stato Torricelli, un allievo di Galileo Galilei, il quale prese un tubo di alto un metro con dentro del mercurio e fece una cosa simile a quella che ora io farò però io lo faccio con dell'acqua colorata allora lo immerse nella vaschetta con del mercurio e poi tenendolo immerso ovviamente e tolse qui il, il tappo ci aspetteremmo che l'acqua colorata scenda e si mischi all'altra acqua in realtà questo non succede. L'acqua colorata resta dentro la bottiglia perché la pressione dell'aria preme sulla superficie dell'acqua e quindi controbilancia il peso dell'acqua. Fatto col mercurio, ehm, Torricelli vide che il peso dell'aria a livello del mare è uguale al peso di una colonnina di 760 mm di mercurio. Eh, allora, visto che l'aria calda tende a salire e succede che si, si formano qui l'aria sale e si forma una zona di bassa pressione, invece l'aria fredda è più pesante e quindi tende a rimanere al suolo e si forma una zona di alta pressione che viene chiamata anche anticiclone. E vediamo se è vero che l'aria calda sale, facciamo un'altra piccola prova. Questi sono dei fili di lana molto leggeri. Vediamo che cosa succede con questa candela accesa che quindi genererà aria calda. Ecco, vedete che i fili di lana che sono leggeri cominciano a muoversi perché appunto ehm, queste sono le correnti ascensionali che utilizzano anche gli uccelli per, eh, per non mh, battere sempre le ali, quindi per risparmiare energia. Quindi l'aria calda sale, l'aria fredda scende e come in due recipienti con livelli d'acqua differenti, l'aria si sposterà dalla zona all'anticiclone al ciclone si crea in questa maniera una corrente vera e propria si chiamano celle convettive che sono esattamente uguali a quelle che abbiamo in una pentola d'acqua che bolle l'altro elemento importante è l'umidità cioè il contenuto di vapore che abbiamo nell'aria eh, ed è fondamentale capire che eh, L'aria non può immagazzinare vapore in maniera illimitata, ma um, c'è un punto di saturazione che però non è uguale in base alla temperatura. Torno sempre alla temperatura. L'aria fredda può contenere una minore quantità di vapore acqueo, mentre l'aria calda ne può contenere una maggiore quantità. Quando si raggiunge il punto di saturazione... Il vapore acqueo condensa e diventa nuovamente acqua. Nel caso dell'atmosfera si formano le nubi. I mari hanno una grandissima importanza, non solo i mari, i grandi specchi d'acqua, anche i laghi, anche i grandi fiumi, hanno una grande importanza nel tempo atmosferico perché l'acqua ha un'altra importante proprietà, si riscalda più lentamente, si raffredda più lentamente, quindi funziona da mitigatore della temperatura. Quindi le zone vicine agli specchi d'acqua hanno un clima con meno sbalzi termici, mentre nelle zone a clima continentali si hanno inverni freddissimi ed estati caldissime. Allora, che cosa succede quando due masse d'aria con caratteristiche diverse si incontrano? Abbiamo i cosiddetti fronti. I fronti possiamo dire che sono oh, le superfici di contatto fra eh, le masse d'aria con caratteristiche diverse. I fronti più, diciamo più importanti sono il fronte caldo e il fronte freddo. Eh, che cosa succede se l'aria calda Spinge nel suo movimento incontra una massa di aria fredda. Essendo più leggera, eh, tenderà a salire e quindi la superficie, il fronte, avrà una forma eh, tipo piano inclinato. Su questa zona a contatto eh, si formeranno le nubi per condensazione. Queste nubi hanno sviluppo orizzontale, quindi sono delle nubi stratiformi. Si comincia dalle nubi più alte, i cirri, eccetera, e poi si hanno i cumuli, le famose, eh, il famoso cielo a pecorelle. Che fenomeni si hanno? Si ha pi delle piogge lievi, però molto estese e durature. Pensate che eh, il, la perturbazione eh, si trova 300 km avanti al fronte e 50 km dietro, quindi in tutto 400 km. Questo è il simbolo che si usa sulle cartine meteorologiche per indicare al suolo oh, il fronte caldo. Un altro eh, fronte è il fronte freddo, quando invece l'aria fredda che si sposta e va a spingere l'aria calda. L'aria fredda sappiamo che è più pesante, quindi assume questa strana forma così eh, perché resta radente al suolo. L'aria calda che si trova qui quindi è costretta a risalire risale e si formano ovviamente delle nubi. Le nubi che si formano non sono più a sviluppo orizzontale ma sono a sviluppo verticale. Si formano quelle nubi maestose che tutti quanti abbiamo visto nel cielo, scure perché sono cariche di acqua, di grosse gocce. E queste nubi a sviluppo verticale danno luogo a fenomeni differenti, precipitazioni intense, acquazzoni, però ben localizzate, anche di breve durata e con temporali. Vedete che ci sono i fulmini temporali addirittura anche eh, verso l'alto, dal basso verso l'alto. Il simbolo che si usa nelle carte meteorologiche è questo, con i triangolini blu. Torniamo ai venti. I venti sono stati nella storia estremamente importanti, pensate ai marinai che dovevano navigare senza l'utilizzo dei motori, solo a vela. Quindi fin dall'antichità addirittura i babilonesi hanno studiato la direzione e le caratteristiche dei venti. E al tempo delle repubbliche marinare si utilizzava questo schema che è la Rosa dei Venti e posta nel Mediterraneo orientale che era la zona di influenza della Repubblica Veneta. Oggi i nomi dei, dei venti sono rimasti uguali in base alle, eh, alle direzioni, però si immagina eh, nel, nel Mediterraneo centrale. Quindi abbiamo Tramontana, Austrio, Levante, Ponente, Grecale, ehm, Scirocco che viene da sud-est, ehm, eh, Libeccio che viene da sud-ovest e, e via di seguito. L'umidità dell'aria si misura con uno strumento chiamato igrometro, il tipo più tradizionale e sfrutta la capacità che hanno i nostri capelli, lo sanno bene coloro che hanno i capelli ricci, di allungarsi quando l'aria è più umida. Mentre lo strumento che serve a misurare i venti è l'anemometro. E poi c'è la manica a vento che avrete visto sicuramente negli aeroporti che invece ci indica in base ai punti cardinali la direzione dei venti. Un consiglio, ogni tanto alzate gli occhi, guardate le nubi perché sono bellissime, di, di tantissimi tipi. Prima di lasciarci vi faccio vedere come si può fare una rosa dei venti con l'antica arte dell'origami. È un'arte giapponese però ormai è diffusissima in Europa e anzi gli europei e anche gli americani hanno dato una spinta in avanti molto forte, soprattutto per quanto riguarda gli origami geometrici, anziché figurativi, solo figurativi. Tutti conoscerete la gru, la ranocchia che salta, la barchetta, gli aerei. Questo è un origami modulare cioè fatto da tanti moduli tanti pezzi uguali tra di loro che ora allora, vedrete li monteremo e verrà fuori questo ecco fatto allora adesso li montiamo non si usa colla e neanche forbici di solito si usano quadrati, la misura standard è 15 cm, ma possono essere anche di misura differente. Alternando i colori l'effetto naturalmente è diverso, però si può fare anche tutto in un colore.